professor Giorgio Panesi, che è qui con noi, che ringraziamo, che ha presieduto il comitato scientifico che nei mesi scorsi ha elaborato il concept del Museo della Scienza, appunto, che oggi vi presentiamo. Ma è in realtà il Museo della Scienza di Fuso, è a molto sviluppo al suo interno, luoghi, pezzi di storia che la collegano alla scienza, quanto la autopercezione e la capacità della città poi mostrato indichino. Roma è una città di scienza. Giornata bellissima, lanciamo un grande concorso internazionale di progettazione per selezionare le migliori idee architettoniche per la realizzazione di questo grande museo della scienza, a cui concetto ha lavorato un comitato scientifico di altissimo livello presieduto dal premio Nobel professor Giorgio Parisi e che punta a dotare finalmente Roma, la capitale d'Italia, un grande polo museale capace di raccontare la storia della scienza, di esporre cose straordinarie sulla nostra città, di mettere a rete i tanti musei scientifici di Roma e anche di essere un polo vivo di ricerca, di formazione, di partecipazione intorno alla centralità del metodo scientifico che è decisivo per affrontare tutte le grandi sfide del nostro tempo. Adesso un museo è essenzialmente aperto sia all'antico che al moderno, in cui la cosa più importante è cercare anche di far entrare nella testa delle persone un pochettino cos'è il metodo scientifico, affinché poi le persone si possano dopo la visita affidare un pochettino più della scienza. Dovrà essere un museo che poi dovrà anche aiutare i ragazzi delle scuole a capire cos'è la scienza. Ha una doppia valenza per Roma e per tutta l'Italia, perché in Italia manca un museo della scienza che abbia una valenza nazionale.